Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Bentornati a un nuovo episodio di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato alla dieta chetogenica e allo stile di vita chetogenico. Al microfono il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questo tipo di alimentazione. Oggi parliamo di dieta chetogenica per principianti. Dieta chetogenica, quindi qualche consiglio su cosa fare e cosa non fare a livello proprio pratico per iniziare ad avvicinarsi a questa alimentazione. Quindi parliamo per chi proprio è alle prime armi, non ha ancora magari studiato o letto molto su questa alimentazione e dunque andiamo a dare qualche consiglio proprio molto molto pratico e iniziale per poi magari appassionarsi ed approfondire al meglio tutta una serie di informazioni ulteriori su questa dieta. Prima di cominciare ti ricordo anzitutto di mettere le 5 stelline su questa trasmissione, su questo podcast, dalla piattaforma da cui stai ascoltando, se ti piace e se lo trovi utile per tutto quello che è questa divulgazione gratuita che settimanalmente faccio. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti alla nostra community Facebook di Vivere in Chetogenica, ormai il gruppo italiano più numeroso sulla dieta chetogenica. E dove cosa facciamo? Ogni giovedì sono in diretta alle ore 21 su YouTube e proprio sulla community di Facebook per rispondere a tutte le tue domande sulla dieta chetogenica e sullo stile di vita chetogenico. Iniziamo adesso con questo podcast, dai, iniziamo questo podcast oggi per appunto dare una mano a tutte le persone che anche proprio nella community magari stanno avvicinando, complice magari l'estate, visto che insomma questa dieta si presta molto bene al dimagrimento, d'estate si trova molto aiuto per la prova costume, per iniziare a lavorare proprio su questo tipo di tematica, magari un po', all'ultimo minuto, ma certamente può essere una strategia comunque interessante da utilizzare proprio in previsione di queste vacanze che stanno per iniziare. E certamente un po' non si sa da dove cominciare, no? Magari si è letto qualcosa, si è visto un articolo di giornale, un video YouTube, letto un libro, visto qualche diretta Instagram, no? Ma appunto si è capito che cos'è la dieta chetogenica, ma non riesci magari a trovare un po' la quadra, non hai capito bene cosa devi fare e così via. Quindi oggi facciamo un pochino di riassunto, di qualche consiglio proprio pratico di cosa fare dal punto di vista di quello che bisogna o non bisogna fare per la dieta chetogenica, quindi proprio a livello molto 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 pratico. Quindi la dieta chetogenica che cos'è anzitutto? È una dieta a basso tenore di carboidrati che porta il concetto di low carb, quindi di tenore di carboidrati basso, a un livello ancora più diciamo basso e quindi più estremizzato. Per far che cosa? Per in parallelo, abbinando una riduzione o un mantenimento di un livello proteico piuttosto medio-basso e una quantità di grassi sufficiente, produrre appunto chetoni che derivano proprio dall'ossidazione di questi grassi a scopo energetico e che ci aiutano a appunto creare la cosiddetta chetosi sanguigna, ma soprattutto a ossidare bene i nostri grassi che dobbiamo andare ad ossidare. Ovviamente ci sono tantissime diete low carb, quindi la dieta chetogenica è una dieta che certamente è appartenente a questo tipo di famiglia. Quindi, cosa fare per iniziare questa dieta? Anzitutto darti un obiettivo, datti un obiettivo rispetto a un periodo di tempo anche sufficiente. Quindi è vero che è una dieta molto efficiente nel farti perdere grasso, ma è anche una dieta che ha bisogno, come tutte le diete, di tempo per essere certamente produttiva.
Per quale motivo? Perché abbiamo questo keto adattamento che deve essere effettuato e che dura circa una ventina di giorni. E senza questo keto adattamento è proprio lì che non si riesce a mettere in pratica a livello proprio fisico tutto quello che questa dieta ci può dare. Su questo concetto ho fatto numerosi interventi, tra cui un podcast su che cos'è il keto adattamento o la cosiddetta keto flu, questa fase iniziale della dieta chetogenica, e dunque ti lascio l'approfondimento se scorri in basso nella lista dei podcast che ho pubblicato finora. E ovviamente pianifica la tua dieta rispetto a questo, quindi avendo capito l'obiettivo è possibile stilare la tua quantità e di calorie e di macronutrienti, quindi di proteine, carboidrati e grassi, e anche, perché no, di quanti pasti fare, anche rispetto, in questo senso, non tanto all'obiettivo e basta, ma anche alla tua giornata tipo che devi sostenere. Se sei una persona molto impegnata che magari fa fatica a fare un pasto corretto durante la giornata o in certi momenti della giornata, si può optare anche per un digiuno intermittente, ad esempio. Oppure, se si preferisce fare più pasti al giorno, è possibile fare anche così. Quindi non c'è una strada unica, una via unica, c'è sempre l'applicare un concetto teorico poi al paziente, che è quello che io con i miei collaboratori facciamo ogni giorno proprio per questo tipo di obiettivi. Anche qui, come stilare la tua dieta con i macronutrienti e le calorie, ho fatto anche qui dei podcast dedicati su questo tipo di argomento, quindi anche qui scrolla in basso e troverai molti riferimenti su questo tipo di tematica. Questa dieta è un'alimentazione che certamente riduce e circoscrive l'utilizzo di molti alimenti. Questo, magari, se hai sentito qualche contenuto, credo ti sia già piuttosto chiaro. Cosa vuol dire questo? Che certamente avrai l'obbligo sostanziale di eliminare per un certo periodo alcuni alimenti che magari consumavi costantemente. Pasta, pane, pizza, legumi, tanta frutta, zucchero, dolci, merendine e così via. Quindi quando succede questo, è chiaro che tante cose cambiano in termini di abitudini, e non dimentichiamoci, il nostro cervello magari è ben allenato a chiederti in certi momenti alcuni alimenti che magari appunto tanto piacevolmente consumi normalmente. Ed è dunque il nostro compito lavorare sul eliminare quanto più possibile, proprio a livello pratico, le tentazioni dal nostro ambiente, almeno domestico, per fare in modo che a stimolo che riceviamo dobbiamo un po' fare un po' più fatica del dovuto e del solito a, come dire, ottenere questo tipo di alimenti con relativa semplicità. Quindi non dobbiamo essere troppo a tiro di tentazioni proprio quando siamo in questo tipo di dieta, soprattutto nelle prime settimane dove stiamo appunto effettuando questo keto adattamento, ma anche certamente nelle altre. E dunque è nostra premura tenere fuori casa tutto quello che è tentatore, e ognuno ha un po' le sue, no? C'è chi è tentato dai formaggi in chetogenica, vanno anche bene, ma certamente dalla quantità di formaggi molto alta, oppure ancora dalle patatine, oppure dalla pizza, o dal cioccolato, dai dolci, da tante cose che contengono zuccheri. E dunque abbiamo bisogno ognuno di fare un po' di autoanalisi, di analisi di coscienza, tra virgolette, e appunto lavorare per mettere meno pressione possibile su noi stessi, proprio nella fase soprattutto iniziale, dove certamente non è facile cambiare determinate abitudini. Questo è un po' il nostro obiettivo da gestire proprio nel primo periodo. E non dimentichiamoci anche delle bibite, quindi non solo quello che mangiamo, ma anche quello che beviamo, per esempio vino, alcolici, superalcolici, la Coca-Cola, magari quella zuccherata che consumiamo, la Fanta, l'acqua tonica, lo zucchero che mettiamo nelle bevande come le tisane o il tè. Ok, anche queste cose vanno guardate, anche se non le mangiamo, ma anche quello che si beve può contenere calorie e può fare appunto questo tipo di diciamo di disturbo sul nostro programma alimentare. Poi un'altra cosa che è possibile fare proprio come aiuto nella messa in pratica di questa alimentazione è iniziare a capire cosa di quello che posso mangiare è appunto consentito, in che quantità, e cominciare a ragionare un pochino su quali ricette posso mettere a terra, su come posso condire le mie verdure, per esempio i miei secondi, di come posso creare comunque un piatto
diciamo, ricco e comunque con una certa anche un certo appagamento che possiamo dare non solo a livello di gusto e di dieta, ma anche per l'occhio, per il nostro naso e così via, per avere un'esperienza comunque similare a una dieta che avevamo prima. Non sarà magari uguale la cosa, ma certamente possiamo fare bene anche per questo tipo di idee. E per questo tipo di consigli a livello culinario, niente di meglio che il blog di Instagram della nostra Super Petty, la nostra chef Keto Chef, che trovi a petty.ketolover, quindi la nostra chef che lavora per noi e per creare tutte le ricette che vedete sul gruppo di Vivere in Chetogenica e sul suo canale Instagram. Quindi ecco, questo è un po' un consiglio molto pratico e importante. Poi l'altra cosa è legata all'acqua, altra cosa importante da fare, quindi mantenersi idratati è fondamentale. Una delle cose più difficili per i miei pazienti non è tanto fare la chetogenica, anche se sembra la cosa più complessa, ma è proprio ricordarsi di bere. Anche se può sembrare un paradosso, e anche se la chetogenica ci porta ad avere un pochino più di sete normalmente, perché si perdono molti liquidi, soprattutto nella prima fase della dieta, certamente questo tipo di alimentazione necessita di gestire di più acqua e di un'attenzione particolare all'acqua, molto 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 importante. Perché i nostri reni, quando l'insulina è cronicamente bassa, tendono a perdere più sodio e più potassio rispetto al solito, e dunque è importante mantenersi ben idratati per ovviare a questo problema. E infatti, in parallelo al tema dell'acqua, interessante è una integrazione anche di elettroliti, per l'appunto, di sodio che troviamo comunque nel nostro sale da cucina, quindi il sale non è da eliminare in questa dieta, ma anzi da alzare, e certamente magnesio e potassio, che possono essere certamente delle ottime soluzioni per quanto riguarda il nostro, diciamo, lavoro che dobbiamo effettuare in parallelo all'acqua. Quindi mantenerci idratati, ne ho parlato proprio un paio di episodi fa nel podcast di quanto sia importante questo tipo di tematica. Fare questi pasti è decisivo per mantenerci con una pressione stabile, con una buona energia, una buona idratazione, e appunto far fruttare proprio la dieta chetogenica al massimo del suo funzionamento. Un'altra cosa che, appunto, dicevo prima, si può provare con la dieta chetogenica è proprio il digiuno intermittente, sia per questioni pratiche, sia come stimolo per indurre un'ulteriore fonte di varietà per il dimagrimento. Non inizierei, se non è necessario a livello proprio di stile di vita e pratico, con il digiuno intermittente da subito, ma me lo terrei come nel taschino, come, diciamo, tecnica da utilizzare quando magari subentrano i primi stalli. Però certamente può essere assolutamente abbinato questo digiuno intermittente nel nostro programma alimentare. Cos'è il digiuno intermittente? È una tecnica di lavoro a livello di dieta, dove sostanzialmente cosa andiamo a fare? Andiamo a contingentare le ore di nutrimento, quindi le nostre calorie giornaliere verranno compattate in 8, 6, 4 ore al giorno, mentre nel resto della giornata andremo a digiunare. Digiunare cosa vuol dire? Ci idrateremo chiaramente, ma non introdurremo alimenti che contengono calorie. Questo è il nostro, diciamo, modo di intendere il digiuno intermittente. E una cosa importante ulteriore per il discorso della dieta chetogenica è allenarsi in maniera intensa. Quindi continuare ad allenarsi, iniziare ad allenarsi se non lo stai ancora facendo, magari approcciandoti a questa dieta, ed è molto molto importante lavorare su questo per mantenere una buona massa muscolare, tenere alto il tuo metabolismo e, perché no, vivere anche meglio un programma di dieta, come un programma non tanto di dieta e basta, ma di reset del nostro stile di vita. Quindi questo è un tema importantissimo che vorrei a cui vorrei prestarsi molta molta attenzione proprio con l'inizio dell'alimentazione chetogenica, che potrebbe essere anche una sorta di stimolo proprio per lavorare con la dieta chetogenica in parallelo, per cambiare un po' il tuo stile di vita, perché quello che vogliamo poi da qualunque dieta, inclusa quella chetogenica, è fare in modo che questo tipo di alimentazione diventi poi man mano uno stile di vita, e che tante cose che porti avanti durante la dieta tu possa portarle avanti anche dopo questa alimentazione, quindi che diventino poi delle abitudini che poi certamente ci fanno mantenere e migliorare, perché no, la nostra salute, il nostro benessere e così via.
Altro tema importante per quanto riguarda la dieta chetogenica è la parte di monitoraggio dei chetoni. Quindi dieta chetogenica, almeno senza impazzire a livello di monitoraggio, cioè senza farlo a tutte le ore perché crea solo confusione e basta, un po' come non dovremmo pesarci tutti i giorni per monitorare il nostro risultato, la stessa cosa vale per i chetoni, non ha senso misurare i chetoni a tutte le ore, tutti i giorni, ma certamente in maniera periodica, ogni 4, 6, 7 giorni, vogliamo vedere se nelle urine o nel sangue, sono due misurazioni che certamente possono essere valide entrambe per la monitoraggio della chetosi, soprattutto se per fini di dimagrimento, ci sono questi tipi di chetoni appunto presenti. Ed è importante perché? Perché se ci accorgiamo che non siamo in chetosi, quindi non vediamo nessun tipo di chetosi presente nel nostro test, certamente dovremmo rivedere qualcosina per ovviare appunto a questa cosa, quindi per mantenere un livello di chetosi stabile e appunto fare in modo che questa sia la dieta chetogenica. Altra cosa importante, ed è l'ultima che voglio sviluppare con te a livello di teoria su questa alimentazione, almeno per iniziare come principiante di questa alimentazione, è salvaguardare anche le fibre. Perché? Perché uno degli effetti collaterali più tipici della dieta chetogenica è quello di un rallentamento del transito gastrointestinale, che in alcuni casi può essere anche piuttosto fastidioso. E dunque, se necessario, intanto integra le fibre dalle verdure, ecco perché è molto importante anche il consumo di verdure in questa dieta, ma soprattutto lavora anche magari con degli integratori di fibre per, se è presente questo problema, tenere il passo a livello di transito intestinale regolare e senza evitare appunto tutte quelle noie indesiderate che possono provocare questi tipi di disagi. Ovviamente vale da notare anche tutti i risultati, non solo in termini di peso e centimetri persi, ma anche di stato di benessere, di energia, di qualità del sonno, di magari assenza o presenza di mal di testa rispetto al predieta. Tutte queste cose sono importanti per non solo vedere come sta funzionando la tua alimentazione, ma anche per dare una giustificazione ulteriore a continuare l'alimentazione, anche se il peso è il primo obiettivo magari, ma ci sta creando anche attorno adesso un ecosistema di salute e benessere che magari prima non c'era. Ok? Quindi con questo podcast ho voluto mettere un po' le basi dal punto di vista della dieta chetogenica, come dire, per principianti, appunto, per chi si approccia proprio la prima volta a questa alimentazione, con qualche consiglio pratico molto importante. Se vuoi approfondire l'argomento, ovviamente ci sono tantissimi contenuti sul mio canale YouTube, sui podcast, qui sulla piattaforma da cui stai ascoltando, dove potrai approfondire ognuno di questi temi che ho citato oggi proprio in rapida successione, e dove vengono spiegati bene e anzi sicuramente approfonditi anche i concetti in maniera più esplicativa. Non era l'obiettivo di questo podcast fare approfondimenti specifici su ogni tematica, ma fare un po' il sunto di tutto quello che ci diciamo e approfondiamo tutte le settimane. Se ti è piaciuto questo podcast, metti le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. Ti ricordo di iscriverti alla nostra community di Vivere in Chetogenica su Facebook, dove ormai sono presenti più di 70.000 persone. E ti ricordo che il martedì, appunto, pubblichiamo il podcast. Quindi, se ti interessa, attiva la ricezione di notifiche dal podcast per rimanere sempre aggiornato sugli episodi che andiamo a creare ogni settimana. Ci vediamo la settimana prossima. Un saluto dal Doc.